Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi, mio peccato, anima mia. Lolita, la punta della lingua compie un breve viaggio di 3 passi sul palato per andare a bussare 3 volte contro i denti. Lolita. Era Lo, null'altro che Lo, al mattino, dritta nella sua statura di 1,58 m, con un calzino soltanto. Era Lola in pantaloni, era Dolly a scuola, era Dolores sulla linea punteggiata dei documenti. Ma nelle mie braccia fu sempre Lolita. Un'altra l'aveva forse preceduta? Sì, certo. A dire il vero, forse Lolita non sarebbe esistita affatto se io non avessi amato un'estate una prima fanciulla in un principato sul mare. Oh, quando? Pressapoco tanti anni prima della nascita di Lolita, quanti ne contavo io quell'estate? Gli assassini amano lo stile fantasioso. Si può starne certi. Signore e signori della giuria, il reperto numero 1 è ciò a cui anelavano i serafini, i male informati, ingenui serafini dalle fiere ali. Osservate questa corona di spine. Nacqui a Parigi nel 1910. Mio padre era una brava persona, un uomo accomodante, una insalata di geni razziali, cittadino svizzero di discendenza mista francese e austriaca con uno schizzo di Danubio nelle vene. Un momento ancora e mostrerò alcune belle cartoline illustrate dai cieli di un turchino lucido. Possedeva un albergo di lusso sulla riviera. Suo padre e i suoi 2 nonni avevano commerciato rispettivamente in vini, gioielli e seterie. A 30 anni aveva sposato una giovane inglese, figlia di Jerome Dunn, l'alpinista, e nipote di 2 ecclesiastici del Dorsetshire, esperti entrambi in oscuri argomenti, uno in paleopedologia e l'altro in arpe eolie. La mia fotogenissima madre morì in seguito a un bizzarro incidente. Merenda in campagna. Fulmine. Quando avevo 3 anni, e a parte un nido di calma tenerezza nelle più fitte tenebre del passato, più nulla rimane di lei tra le vallette e le colline dei ricordi dietro le quali, ammesso che riusciate ancora a sopportare il mio stile, sono in osservazione mentre scrivo. Era tramontato il sole della mia infanzia. Certo, conoscete tutti quegli olezzanti residui del giorno sospesi insieme ai moscerini su qualche siepe in fiore, oppure lacerati a un tratto e attraversati dall'escursionista ai piedi di un colle nel crepuscolo estivo. Un tepore di pelliccia, moscerini dorati. La sorella maggiore di mia madre, Sibylle, sposata e poi abbandonata da un cugino di mio padre, era in famiglia una sorta di governante e di massaia non retribuita. Qualcuno mi disse in seguito che si era innamorata di mio padre e che con spensieratezza egli ne aveva approfittato in un giorno di pioggia per poi dimenticarsene non appena tornato il sereno. Le volevo un gran bene, nonostante la severità. La fatale severità di certi suoi principi. Forse avrebbe voluto fare di me, con il tempo, un vedovo migliore di mio padre. La zia Sibylle aveva occhi celesti orlati di rosa e una carnagione cerea. Scriveva poesie. Era poeticamente superstiziosa. Diceva di sapere che sarebbe morta subito dopo il mio 16° compleanno, e così fu, infatti. Il marito di lei, rappresentante di profumi, era quasi sempre in America,
dove in ultimo fondò una ditta e divenne proprietario terriero. Crebbe, felice e sano, in un mondo luminoso di libri illustrati, di sabbie pulite, di aranceti, di cani amichevoli, di vedute marine e di visi sorridenti. Intorno a me ruotava lo sfarzoso Hotel Mirana, simile a un universo privato, a un cosmo imbiancato a calce del più grande azzurro cosmo che risplendeva tutto intorno. Dagli sguatteri in grembiale ai potenti in flanella, tutti mi volevano bene, tutti mi coccolavano. Anziane dame americane appoggiate al bastone da passeggio si chinavano verso di me come torri di Pisa. Principesse russe rovinate che non potevano pagare il conto a mio padre mi compravano costosi dolciumi. E lui, mon cher petit papà, mi portava in barca e in bicicletta, mi insegnava il nuoto, i tuffi e lo sci acquatico. Mi leggeva Don Chisciotte e I Miserabili e io lo adoravo e lo rispettavo ed ero felice per lui ogni volta che di nascosto ascoltavo la servitù parlare delle sue varie amichette. Creature bellissime e benigne, sempre disposte a tenermi in gran conto e a vezzeggiarmi e a versare lacrime preziose sullo spensierato orfanello. Frequentavo una scuola inglese a pochi chilometri da casa. Vi giocavo al tennis e alla palla, avevo bellissimi voti e andavo molto d'accordo sia con i compagni sia con gli insegnanti. Fino ai 13 anni, vale a dire prima di conoscere la mia piccola Annabelle, i soli eventi sessuali ben definiti che io riesca a ricordare furono una conversazione solenne, decorosa e del tutto teorica sulle sorprese della pubertà, conversazione che ebbe luogo nel roseto della scuola con un ragazzetto americano, figlio di una allora famosa diva del cinema che gli vedeva solo di rado nel mondo tridimensionale, e talune interessanti reazioni del mio organismo a certe fotografie, tutte sfumature madreperlacee ed ombre, di una morbidezza infinita nel sontuoso album di Pichon, La bestia umana, del quale mi ero impossessato dopo averlo scovato sotto una montagna di graphics, con legature marmorizzate nella biblioteca dell'albergo. In seguito, con la sua simpatica bonomia, il babbo mi diede sugli argomenti sessuali tutte le spiegazioni che riteneva mi fossero necessarie. Questo accadde poco prima dell'autunno del 1923, quando mi iscrissi a un liceo di Lione, città nella quale dovevamo trascorrere 3 inverni. Ma, ahimè, nell'estate di quell'anno egli viaggiava in Italia con Madame Der e sua figlia, e io non avevo nessuno con il quale sfogarmi, nessuno che mi consigliasse. Annabelle era, come chi scrive, di discendenza mista, in parte inglese, in parte olandese, nel suo caso. Ricordo, oggi, i suoi lineamenti assai più confusamente di quanto li ricordassi alcuni anni fa, prima di conoscere Lolita. Vi sono 2 specie di memoria visiva. L'una è quando, con destrezza, ricrei ad occhi aperti un'immagine nel laboratorio della mente. E allora rivedo Annabelle in termini generici quali pelle color miele, braccia esili, capelli bruni e ricciuti, ciglia lunghe, bocca grande e vistosa. E l'altra, quando evochi all'istante, sempre ad occhi chiusi, nel buio angolo interno delle palpebre, la replica obiettiva, assolutamente ottica di un viso adorato, un minuscolo fantasma in colori naturali. E così io vedo Lolita. Consentite pertanto che io mi limiti, nel descrivere Annabelle, a dire in modo stereotipato che era una ragazzina adorabile, di pochi mesi più giovane di me. I suoi genitori, vecchi amici di mia zia e ammuffiti quanto lei, avevano preso in affitto una villa non lontana dall'Hotel Mirana. Calvo e abbronzato il signor Laig, grassa e incipriata la signora Laig, nata Vanessa Van Ness. Quanto li odiavo. A tutta prima, Annabelle e io parlammo di cose periferiche,
Lei continuava a lasciare scorrere tra le dita manciata di sabbia fine. Il nostro modo di pensare era quello dell'intelligente gioventù in pubere europea dei nostri tempi e della nostra classe sociale. E io dubito che il fatto che ci interessassimo alla pluralità dei mondi abitati, alle gare di tennis, all'infinito, al solipsismo e così via, fosse una gran prova di genialità individuale. La morbidezza e la fragilità dei cuccioli degli animali ci faceva soffrire con la stessa intensità. Annabelle voleva fare l'infermiera in qualche paese asiatico, preso di mira dalle carestie. Io volevo diventare una celebre spia. Di colpo fummo innamorati l'uno dell'altro, follemente, goffamente, spudoratamente, dolorosamente. E senza speranza, dovrei aggiungere, poiché quella frenesia di possesso reciproco sarebbe potuta essere placata solo se fossimo riusciti effettivamente ad assorbire e ad assimilare ogni particella dell'altrui spirito e dell'altrui carne. E invece non eravamo neppure capaci di accoppiarci come con tutta facilità avrebbero trovato il modo di fare due monelli dei quartieri popolari. Dopo un audace tentativo di trovarci di notte nel giardino di lei, ne parlerò tra poco, l'unica solitudine consentitaci consistette nell'appartarci, per modo di dire, sulla plage gremita, non uditi, ma sempre tenuti d'occhio. Rimanevamo allungati per tutta la mattina sull'arena soffice a pochi passi dai grandi, in un pietrificato parossismo di desiderio, e approfittavamo ad ogni benedetta occasione offertaci dallo spazio e dal tempo per toccarci. La mano di lei, seminascosta nella sabbia, strisciava verso di me e le esili dita brune si avvicinavano sempre più, con una lentezza da sonnambulo. Poi il ginocchio opalescente di Annabelle iniziava un lungo e cauto tragitto. A volte un bastione occasionale, formato da ragazzetti più piccoli, ci offriva un riparo sufficiente dietro il quale si sfioravano le labbra che sapevano di salso. Questi contatti incompleti portavano i nostri corpi giovani, sani, inesperti, a un'eccitazione così intensa da non trovare sollievo neppure nell'acqua fresca e azzurra, sotto la quale continuavamo ad artigliarci a vicenda. Tra alcuni tesori perduti durante i vagabondaggi dell'età matura, v'è un'istantanea scattata da mia zia, nella quale figuravano Annabelle, i suoi genitori e il contegnoso, anzianotto, zoppicante gentiluomo, un certo dottor Cooper, che in quella stessa estate corteggiava la zia, seduti a un tavolino di un caffè della Promenade. Annabelle, sorpresa nell'atto di chinarsi sul chocolat glacé, non era riuscita bene e tutto quel che si poteva riconoscere di lei, così come io ricordo l'istantanea, nel nebuloso chiarore solare in cui si fondeva la sua bellezza perduta, erano le gracili spalle nude e la scriminatura dei capelli. Ma io, che sedevo piuttosto discosto dagli altri, ero venuto con una sorta di drammatico risalto. Un ragazzetto imbronciato, dalle folte sopracciglia, con una camicetta scura sportiva e calzoncini corti dal taglio perfetto, con le gambe accavallate, messo di profilo, lo sguardo perduto, lontano. Quella fotografia era stata scattata nell'ultimo giorno della fatale estate e solo pochi minuti prima avevamo fatto il nostro secondo e ultimo tentativo di contrastare il destino. Con il più trasparente dei pretesti era la nostra ultimissima possibilità e nessun'altra considerazione aveva importanza, fuggimmo dal caffè sulla spiaggia, trovammo un solitario tratto di arenile e là, nell'ombra violetta di certe rocce rossastre che formavano una sorta di grotta, ci abbandonammo a un breve scambio di avide carezze alle quali assistette, unico testimone, un paio di occhiali da sole, smarrito da qualcuno. Ero in ginocchio e sul punto di possedere l'amata quando due bagnanti barbuti, il vecchio del mare e suo fratello,
emersero dalle onde con esclamazioni di ribaldo e incoraggiamento. 4 mesi dopo, Annabel moriva di tifo a Corfù.